Le dashboard sono dei tool, dei web tool GIS che consentono di visualizzare in un'unica schermata più elementi legati a dei dati che vogliamo rappresentare, dati territoriali, dati georiferiti, e attraverso delle mappe, attraverso degli indicatori, attraverso delle liste, delle tabelle, tutti elementi che interagiscono tra loro per poter interrogare meglio il dato. Esistono due tipi di dashboard, delle dashboard con dati statici che possiamo chiamare snapshot dashboard e delle dashboard con dati in tempo reale che possiamo chiamare monitoring dashboard, come questa dashboard dei terremoti negli ultimi 7 giorni. In questa dashboard, realizzata con ArcGIS Dashboard, vediamo il numero di terremoti avvenuti in Italia negli ultimi 7 giorni, i terremoti con magnitudo superiore a 3, l'ultimo terremoto con la sua collocazione, la data in cui e l'orario in cui è avvenuto, il terremoto con la magnitudo più alta, una suddivisione attraverso un grafico dei terremoti a seconda del tipo di magnitudo registrata. Poi abbiamo due liste, una lista con i terremoti più recenti e i terremoti più forti, dei dettagli di ciascun terremoto ordinati sulla base a partire dal terremoto più recente, e poi dei grafici con la data, quindi col giorno in cui è avvenuto il terremoto e con la magnitudo. Tutti questi elementi sono interattivi, quindi se io zoomo sulla mappa in una zona di interesse, vedrò i dati aggiornarsi, sia gli indicatori numerici, sia i grafici, sia la lista, sia i dettagli che i grafici di data e di magnitudo. Posso resettare la dashboard, posso interagire con i grafici, per esempio scegliendo un tipo di magnitudo, visualizzando solo quei terremoti. Posso interagire sul grafico a barre, per esempio selezionando solamente i terremoti al di sopra di un certo valore di magnitudo, in questo modo, e vedrò la mappa aggiornarsi di conseguenza. Se sono interessato a un particolare terremoto, posso cliccare sulla lista e questo terremoto verrà evidenziato sulla mappa e la mappa verrà posizionata centrandolo. Lo stesso vale per i terremoti più forti. Questi dati sono dati forniti in tempo reale dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e quindi la dashboard pesca questi dati e li rappresenta in tempo reale. Ne esiste una versione in lingua italiana e in automatico collegandosi attraverso smartphone verrà visualizzata una versione per smartphone con delle piccole modifiche, differenze per adattarla allo schermo piccolo. La dashboard è disponibile a tutti, è liberamente visualizzabile, quindi date un'occhiata.